Salve a tutti, bentornati nel mio canale. L'argomento di oggi è un po' anche per ripetere, per ricordare, per ripassare insieme a voi gli enzimi, gli antiaromatasi. Gli antiaromatasi sono molecole che bloccano l'attività di questo enzima aromatasi, amico nemico anche di chi pratica lo sport, anche non ci nascondiamo di chi utilizza il testosterone a scopo terapeutico o a scopo sportivo o a scopo estetico, perché il testosterone, se vi è un'attività eccessiva di aromatasi, viene convertito eccessivamente in estrogeno, molecola molto utile nel nostro corpo, anche nell'uomo, ma chiaramente invece disturbante se i suoi livelli sono eccessivi. Quindi un'attività eccessiva di aromatasi potrebbe far sì che si alzino eccessivamente i livelli di testosterone. Abbiamo quindi non idonei, non nella giusta quantità i livelli di testosterone, ottenendo dei risultati esattamente opposti a quelli che e volevamo sotto alcuni aspetti, non solo estetici, ma anche a livello di effetti collaterali, come un calo netto della libido, quindi anche turbe a livello umorale e ritenzione idrica e altri aspetti negativi della presenza di ormoni estrogeni. Come anche, devo dire, di contro, l'eccessivo abbassamento degli estrogeni, quindi un utilizzo smodato e non scientifico di antiaromatasi potrebbe portare a un abbassamento eccessivo degli estrogeni con problemi anche di tipo articolare, di tipo dermatologico e anche qui ripercussioni negative sulla libido. Gli estrogeni in sé per sé hanno questo effetto negativo quando alti, non per un'azione eccessivamente diretta, parlo della libido, ma perché l'estrogeno inibisce l'asse e quindi impedisce poi il rilascio delle gonadotropine e la stimolazione di produzione di testosterone testicolare, mentre gli altri effetti sono legati chiaramente all'intercettamento dell'estrogeno a livello recettoriale, anche periferico, con quelle che sono le problematiche legate, ad esempio, alla ginecomastia, un aumento, una ipertrofia della ghiandola mammaria perché i suoi recettori sensibili agli estrogeni vengono alimentati e quindi vi è un aumento e una iperplasia di questo tessuto. Ecco quindi l'utilizzo di antiaromatasi. Un tempo, quando io ero giovane, non esisteva, non si conosceva, e così come adesso a livello popolare l'antiaromatasi, esistevano gli antiestrogeni. Dal Providon, che poi è un mesterolone, una molecola che non possiamo neanche definire del tutto un antiestrogeno, ai classici e ancora conosciuti e ancora utilizzati Nolvadex e Clomide, tamoxifene e cromifene. Sappiamo che hanno delle funzioni diverse: il tamoxifene ha un'azione periferica, i cromifene spesso un'azione centrale a livello ipofisario, ma adesso l'utente informato li guarda un po' con un sorriso queste molecole. Io nel lavoro utilizzo clomifene, ad esempio off-label, nel tentativo di stimolare la spermatogenesi dell'uomo, o anche la steroidogenesi nell'uomo, assolutamente, sono i SERM, i selettori recettivi dei recettori degli estrogeni. Ma si è aperto il mondo delle antiaromatasi. Antiaromatasi che si sono sviluppate essenzialmente, adesso iniziano ad esserci anche dei nomi che spesso il medico non conosce, il formestane, conosciuto più dall'utente che magari dal medico che non è inoltrato in maniera così importante nel mondo anche, diciamo, sportivo o dell'aggiornamento da un punto di vista endocrinologico, l'arimistane, molecole che nomi possono lasciarci interdetti. In effetti vi è questa nuova serie di antiaromatasi. Le antiaromatasi essenzialmente dividiamolo in due grossi gruppi, suicidi e non suicidi, nel senso che l'antiaromatasi suicida va sull'enzima e ne provoca un blocco assoluto, cioè l'antiaromatasi è come il pungiglione dell'ape, colpisce per difendersi e poi purtroppo va incontro a morte. Quindi l'antiaromatasi suicida tende in maniera ormai, diciamo, assoluta e non può tornare indietro nella sua azione, non è modulabile e crea quindi questo blocco definitivo dell'enzima aromatasi, che chiaramente poi richiederà del tempo per una sua riattivazione, per un suo rimodellamento, e quindi prende questo termine di inibitore suicida. Il formestane è uno di questi. Il formestane è un derivato dell'androstenedione e ha preso importanza intorno negli anni 2000 anche nel mondo del bodybuilding, e quindi è molto conosciuto da questo punto di vista ed è
si avvicina per la sua azione suicida all'aromasin, un altro antiaromatasi più conosciuto a livello farmacologico e simile sotto alcuni aspetti alla rimistane che deriva dal 7-chetodea, mentre appunto il formistane deriva dall'androstenedione con delle modificazioni poi nella sua struttura. Questi inibitori suicidi quindi bloccano l'attività enzimatica dell'aromatasi e impediscono nell'utilizzo quello che è un po' un rebound di altri inibitori dell'aromatasi non suicidi, quindi dei modulatori reversibili, dei competitori reversibili del sito recettoriale, come ad esempio la Rimidex. In questi casi la molecola blocca temporaneamente il recettore dell'aromatasi e chiaramente poi alla dismissione, diciamo, della terapia ci potrebbe essere un effetto rebound, una eccessiva attività di questo enzima aromatasi che potrebbe portare quindi a un crollo, a una eccessiva produzione di estrogeni. Quindi io tengo a bada l'aromatasi, ma al momento che la lascio libera la sua attività come un cane tenuto al guinzaglio, eccessivamente entusiasta, e potremmo avere paradossalmente un rebound con una dominanza estrogenica e tutti gli effetti collaterali che stavamo cercando di evitare. Questo specialmente parliamo anche in un percorso di utilizzo di farmaco sportivo che non sto legalizzando, però esiste, potrebbe portare quindi poi a un eccesso di estrogeni. Mentre il suicida, abbiamo detto, blocca definitivamente l'attività dell'aromatasi, che richiederà quindi anche un po' di tempo prima di riformarsi e quindi con meno possibilità di produzione di estrogeni. Quindi non voglio mettervi confusione, quando si vuole parlare in pochi minuti si può creare confusione. Non voglio fare discorsi tecnici perché non ho poi queste competenze così estreme. Ricordiamoci anche noi medici che potremmo trovarci di fronte a un utente che ci parla di questi enzimi, di queste molecole che bloccano l'enzima aromatasi. Conosciamole, quindi oltre ai classici Arimidex, Aromasine, che l'endocrinologo o anche il ginecologo, perché queste molecole nascono per curare il tumore del seno, esistono queste molecole presenti più nel mercato alternativo, che però hanno questa azione di antiaromatasi suicida. Ricordiamo la rimistane, ricordiamo il formestane, conosciamoli in modo che se l'utente ci parla di queste molecole, abbiamo comunque anche noi medici una conoscenza e ci può essere quindi un confronto più costruttivo che non essenzialmente così demolitivo o critico. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.